composta da Rusei, Sharp, Fake, Lingo, Indrept e Dynamiter. Diciamo una top 6 molto diversa dal solito. Esatto. Lingo che ha fatto un'ottima scalata. Anche per la prima volta. Per la prima volta. Troppo desiderato, sì. Peccato perché Lingo ci stavo quasi. Vabbè, ci stavo quasi per batterlo. Indrept Dina, vabbè, Indrept ogni tanto ci fa la cappatina sulla top 6. È un po' più abitué. Sta iniziando, batto c'è. Sta iniziando, va benissimo. Sì, ragazzi, quindi fa un contro Bowser. E c'è. Pare. E contro. Troppo molto under Digong. Digong. Però si riesce a fare un buono spacing. Bowser non entra. Esattamente il fair è fondamentale. Che dici tu? A parte di Bowser. Invece quanto riguarda la banana, anche un tool molto importante, poiché Bowser saltando si mette solo in difficoltà, quindi lasciando la banana sul terreno è solo tantissima difficoltà. Ecco lì la trappola dalla quale può scapparsene molto difficilmente, ma Bowser riesce ad uscirne in qualche modo, va a leggere questa rotolata e quindi Lingo va con la presa a perché non entra. Per il fatto che però 100% sappiamo benissimo la percentuale per Bowser davvero molto importante, perché la rage porta a Bowser una grande lì ci riesce a attenzione saltare. Potrebbe la piattaforma pure lo schiva alla perfezione, ricordiamo i net fatti nella faccia seguente alla fine di questa up throw up air davanti a Bowser. C'è stato un nerf per questo personaggio che ora si vede quando? La faccio subito dopo. Non me la ricordavo. Sì, esattamente, non ricordavo questa non cosa, non entrava più tanto. Sì F throw non va a killare perché vabbè, con Bowser, Bowser è il personaggio più grosso del gioco, va quasi a reggardare. E Lingo purtroppo tenta quasi sempre questo davvero quando potete fare un back air fair, ma back air ci riprova, nulla di fatto. Ora però una back throw sicuramente di Side B ha vinto sul fair, poteva rischiare tantissimo. Side B mossa stratosferica, può andare a fare command ma anche in altro modo. Petro lo lancia via da Town and City, 91% era base del pericolosissimo. Ragazzi, pericolosissimo. No, la combo non entrerà più, però se va a piazzare un F smash 203 a 203 ha dovuto portarlo. Ha dovuto portarlo. Il match comunque even per quanto ci riguarda. A parte di questo dash attack va a coprire a throw nair, prende quasi più danni. 88% di Gong ancora nair. Ancora nair. Poteva. Ora forse la fair ucciderà in questo stage. Up tilt, non l'ha di fatto ancora. Diciamo che la throw è stata stallata forse nel momento abbastanza, in maniera che permetterà la combo, comunque l'ha utilizzata abbastanza volte. Infatti potrebbe entrare easy. Up throw a fair e si porta a casa il primo match, il nostro fake. Quindi Lingo che ha comunque a sua disposizione, a differenza di fake, diversi personaggi da utilizzare, potrebbe andare a cambiare. E contro Sheik, Roy, Mart. Oddio, tutti i personaggi che potrebbero soffrire Bowser, forse di veramente il migliore. Probabilmente. Veramente è già la sua migliore opzione in questo caso. Insomma, ora andiamo a vedere. Final Destination Stage. Bowser. Io non capisco questa scelta da parte di Fake, che ha fatto anche con quale vantaggio? Ma no, lo stage sta lì. Ok, quindi. E quindi buono perché non ha le piattaforme per abusare con il side B di Bowser. Poter atterrare in maniera più semplice. Così. Può giocare un camping con nocciolina e banana, molto interessante. Però la smash con una DI sbagliata da parte di Lingo poteva dare la prima stock al nostro fake. Andiamo a vedere però. Non è fair, ancora fair, quindi va a pulire ovviamente. Da un B molto molto rischioso da parte di fake. Andiamo a vedere. Va a fare qualche mind game con la dash dance. Sul da parte di Bowser. Cerca la fair, ma Lingo ovviamente se ne va da un'altra parte. Arriva side B2, down air invece prepotentissimo da parte di fake. Non va ad uccidere purtroppo. 12%, ma in questo momento il vantaggio è proprio di Bowser. Non è tilt, va ad uccidere il nostro Diddy Kong. Arriva con la presa, poteva leggere molto meglio. Nair che non va a colpire, schiva.
Ok, che c'è la rage, ma la percentuale era comunque zero. Forse al meglio del timing. Dici il timing, sì. non è che ci vuole un up tilt. Avrei è brutta. Facciamo che ce la faccio. Prova a recuperare perché c'aveva il salto. Però che non ce l'avesse. Up smash, ma non ancora, no. La metti in stall e quindi sarà molto più difficile per Lingo ora uccidere con la combo da banana da posi. Non dai che non ha per niente rage. Va con il side BS lo passerà a qualche parte. 152%. Davvero minimo rage da parte di Kid Kong. A vedere. Che guardare con la. Con la banana. Pistolina. Va con la banana a mettere difficoltà. La mette lì. E poi cerca l'attacco. F-Tro che va quasi ad uccidere. Ma Bowser è troppo pesante. Quindi nulla di fatto. Lì non scende molto off stage dato che. Attenzione, lì... ottimo lead. Peccato. Non scende mai off stage poiché ha paura della vulnerabilità di Diddy Kong per il suo recupero. Ovviamente Bowser non è un personaggio che deve giocarsela da terra. Ancora, potrebbe chiudere! E la chiude perché la rage manda nelle stelle di Final Destination il nostro Diddy Kong di 2-0. Best of 5 e fake. Vince, arriva in top 4, ragazzi. Abbiamo un po' di coaching da parte di Lucas. Per semifinale. Sì. Sopravvivi! Siamo c'è un Felix che sta guardando Sharp con ammirazione. E vedi a Lingo come potrà reagire. Come potrà reagire Lingo dopo questo 2-0? Dovrebbe essere più cattivo sicuramente sul spacing, sul camping più che altro. Camping e deve iniziare ad uscire un pochino off stage dove Bowser non può fare assolutamente. Deve far uscire le paure che ha di andare per l'appunto fuori dallo stage. Andiamo a vedere. A B vado a coprire la rotolata da parte di Kong, arriva la presa, up throw, up air, fra fake sta in grande vantaggio, Lingo sta in palla. Andiamo a vedere quale sarà la mossa contromossa da parte sua. La pass match che cancella la banana di Lingo, non è fake, ancora lo spacing. Quello che deve fare proprio appunto Link è questo, molto spacing, deve farlo entrare, le prese. Ovviamente a livello di range le prese di Bowser lo surclassano. Questo è vero, ma... è la frame data che potrebbe decidere. Ovviamente attenzione qui a un down B. E se Fake prova a fare il down B, Lino muore anche se... siamo molto attenti. Oh, poteva quasi... è arrivato, colpisce! Cado. Con l'F smash va dall'altra parte. Se avesse preso la hit meglio avrebbe ucciso, okay, ma ora star kill da parte di Lingo. Per la prima volta va in vantaggio in questo set best of 5. Ottima pivot grab da parte di Lino. Da un B proprio, bel mix up da parte proprio, di Lingo. Cintura a terra. Andiamo. Up throw. La Mark Forever, ma arriva al down B. Voleva contestare il Deer con l'up smash, ma non gli è convenuto. Non gli è convenuto per niente, infatti la kill è andata. Il vantaggio è abbastanza sostanzioso. 76%, 86, ora non male. Anche se Bowser ha bisogno di ben altre percentuali per morire. 100% è ancora poco sicuramente. Andiamo a vedere. Ottimo camping da parte sua. Di nuovo, cerca ancora di contestare, ma deve capire che non va bene questa cosa. Tenta il down air, ma arriva il down smash. Cioè. Sta giocando un edgeguard davvero molto interessante, Lino. Infatti, il momentum è suo. Match sembra andare dalla sua parte. Andiamo a vedere. Banana. Ottimo. Up throw, fair. Vabbè, ovviamente non è ancora la percentuale per un up. Vediamo, jab. Mamma, è rischiato una cosa bruttissima. Avesse fatto un F smash sarebbe morto. Quindi, attenzione. Ora la situazione è vantaggiosa per Bowser in realtà. Si è ribaltato tutto perché 113% è una rage davvero tanto alta. E il 78% è troppo contro un personaggio come Bowser. Andiamo a vedere. Fake ancora lì. Up smash! Cap. E quindi 2-1. Lingo va a prendersi il suo primo match e mettere su 2-1 questa storia. Gli ha messo letteralmente la banana sulla faccia. Esattamente. Proprio... e lui è caduto.
Sì, ottimo comeback da parte di... Ora ci proverà a far vedere qualche altra prodigiata, si può dire. Qualche altra giocata prodigio con il suo Diddy Kong. Sembra che stia iniziando a parlare il matchup, che come abbiamo detto prima è di molto favorevole a... Però, però adesso lo Stage Strike sta dalla parte di Fake. Certamente. E dopo un 2-1 adesso c'è lo stage a favore e gli basta solo vincerne una. Ovviamente Dreamland è la sua migliore scelta, perché è un battlefield più basso, quindi ha tutti i vantaggi del caso con anche il tempo più basso. Vediamo intanto, Fake inizia a prendere i suoi primi danni, 46% 62. Direi che è un ottimo vantaggio da parte di Milo, che sta prendendo un momentum davvero davvero molto esagerato. Viene solo rotto da, da questa serie di fail da parte di Diddy Kong. Che mossa broken, credo, di... Molto molto forte, esce molto velocemente, ha priorità su un molto ottimo range e fa anche bei danni, può anche uccidere in alcune situazioni. Attenzione, mamma mia, riscaldo. Questo down B, down air sta facendo vincere tutti i tentativi di... Oh, oh! Ha sbagliato la combo Lingo e Fake pulisce con un ottimo back air. Siamo lì, ottima grab release, ma avrebbe dovuto punire con un back air. Siamo lì, Lingo che si va ad appendersi. Air whiffato da parte sua, ancora fair, ma la jab va a punire 23% di danno. Niente, fa dei danni davvero troppo velocemente questo Bowser. Up throw, up air, lo combo con un personaggio pedale come Bowser, ma non ancora. Non basta ancora, per poter... Troppi dente però da parte di... che purtroppo Lingo non riesce a prendere. Air, fa per lui. Up throw, up air. Ancora no. Ma la prossima probabilmente potrebbe uccidere. Stiamo molto molto attenti. Lingo deve cercare di aumentare la rage, ma due stock di vantaggio. Ora la storia è molto molto complicata per il nostro Lingo, che potrebbe finire il suo ottimo torneo contro un altrettanto ottimo Fake. Ma la situazione non è ancora giunta alla fine, poiché la rage di 101% potrebbe dare qualche piccolo vantaggio al Diddy Kong di Lingo, che va nelle fauci di Bowser. È già fuori dal range dell'altro. Esattamente. Siamo Side B! Salvato dalla che banana! Che clanca con la banana! Salvato. Che fortuna per Lingo! Che fortuna! Che fortuna! Andiamo a vedere. Ottimo momento una parte di Lingo, che ora invece sta cercando di fare molti danni grazie allo spacing di parte di Deep Pong. Siamo lì. Adesso non può. Cerca una pivot grab, ma non esce, anche se l'art box di ottimo, Bowser ottimo è davvero tanto grande. Attenzione, il down air ancora a contestare. Ora può succedere di tutto. 74%. Va a colpire col fair. Sta facendo valere il matchup di vantaggio. Vediamo lì. Ottima presa. Up throw. Up air non ancora entra. Ottima schivata. Ma con la presa poteva punire con il F smash, ma nulla di fatto. Diddy Kong è riuscito a recuperare tutto lo svantaggio. E ora la situazione è davvero difficile. Attenzione, la perché avrebbe potuto uccidere. Nulla di fatto ancora. Attento a questo Side B, che avrebbe sicuramente ucciso. Mamma mia. Attenzione! Down tilt up smash non entra, perché ottima smash di AI da parte di Fake. Ancora nulla di fatto. Il match è ancora molto molto strano. Up smash arriva il 2-2. Lingo! Padre! Madre del Dio! Comeback davvero davvero esagerato. E quindi è tutto ancora da dire, perché match 5, la situazione ragazzi è sul 2-2. Che spettacolo questa Terrence League numero 10, dove vediamo dei match davvero assurdi con giocatori nuovi, con giocatori nuovi, davvero davvero molto agguerriti e soprattutto che fanno poco visita alla top 6 in generale. Perché Lingo ci stanno facendo vedere un ottimo gioco. E quindi andremo a vedere ultimo stage, ultima partita per questa best of 5 fantastica. E il ban ancora da parte di Lingo. Stavolta si vede su Battlefield. Stage che comunque è parente a Dream. Esattamente. Però col tetto più alto rispetto a quello standard. Da Fake con i suoi danni, ma come è iniziato qualunque altro match di questo set. Vantaggio della prima per Fake, Lingo molto bravo invece a fare un comeback in tutti quanti i match. In questo momento la situazione è molto even, lo spacing è molto molto forte e soprattutto vantaggioso per Lino, che ha mezzi molto più interessanti per fare appunto lo spacing. Ora Fair cerca questo Side B2, lo colpisce. Fair ancora va a prendere la banana col Nair, cerca di andare a prenderlo il dash attack, anche se molto laggoso va a colpire lo stesso. Up throw, up air che non va a colpire, stranamente arriva la banana molto in ritardo, poteva punire molto meglio Lingo. Andiamo lì,
ti va a salvare e evita le manate da parte di Bowser. Lì lo prende, approva, ferma, non uccide. Anzi, no, sì, invece sì. Invece sì, si è preso lo stock. Si è preso lo stock, forse una DI sbagliata da parte di Kino sul colpo. Chissà, comunque il vantaggio è da parte di Drake, che come in ogni situazione dispone di un Rage Effect che potrebbe decretare anche un Bistock. Andiamo a vedere. Mamma mia, c'era quasi. C'era quasi. Mette lì la banana, ancora con la per. Non riesce a scendere, ora il trade è a vantaggio di Lingo. Riesce finalmente a riuscirà a prendere sullo startup. Si prende sullo startup, ma soprattutto sulla piattaforma. Andiamo a vedere. Andiamo lì, potrebbe punire in qualche modo down smash, ma le due jab fanno abbastanza danno per poter fare molto male. Poteva provare un down air in quel momento e meteorare lì, ma non ha voluto tentare la giocata. F smash, presa whippata perché va dall'altro lato, voleva fare una pivot probabilmente. Up smash! Artbox piccolina di Diddy Kong lo fa salvare a l'up tilt dit. A 173% dà la stock a questo Diddy Kong. A vedere, 89%. Però troppo pericoloso con un personaggio come base. Ma Lino ci ha fatto vedere in inizio di due match come i comeback siano reali. Back air che non andrà mai a colpire. Lingo va a saltare. A pair. Ancora legge la dodge. Mette la banana là. Va a colpire. Down tilt. Cerca il fair. Ancora il fair. Un'altra volta il fair. Non ci casca. Up tilt. Down tilt. Ottimo momento da parte di Lingo che viene breakato. Oh, attenzione, lì potrebbe perdere molta fortuna da parte sua. E lì va a punire ovviamente il down B da parte di Fake. Sta rischiando davvero tantissimo. Mamma mia. Farà la pair. Pair da parte sua, 114% ora sulle piattaforme. Ha molta, molta paura. Down smash. Ottimo momento, Mario con la nocciolina. Sta in viso la piattaforma superiore. È Fake. Va a prendersi questa loser semifinal. Grazie alla piattaforma più alta di Battlefield. E quindi andrà a affrontare il vincitore tra me e Dynamiter.